Bene, oggi vi presento la lettera H. Allora, lavoriamo intanto sul quaderno. Iniziate a scrivere come titolo ed ora in poi lo farete sempre, ogni volta che lavorate a casa in questo periodo di chiusura della scuola, scrivete sempre come titolo didattica a distanza. Lasciate poi una riga di spazio, andate a capo e scrivete la data. Ad esempio, la data di oggi è martedì 10 marzo, perciò scrivete martedì 10 marzo. Andate poi a capo e lasciate di nuovo quindi una riga di spazio e scrivete il titolo, la lettera H. Io, come vedete, l'ho scritta in rosso, quindi anche voi sul quaderno scrivete con la penna rossa. Allora, come al solito, però prima di iniziare, vi ricordo una cosa importante. Io vi ho detto che nel vostro quaderno, ogni volta che dovete scrivere, dovete fare attenzione all'altezza delle lettere. Purtroppo, anche se ho scelto i quadretti, come vedete in questa lavagna iperattiva, purtroppo non si vede molto bene come bisogna scrivere nel quaderno. Allora, vi faccio vedere, riscrivendovi il titolo, come dovete scrivere voi sul quaderno. Allora, le maiuscole devono essere alte, quindi alte in altezza, due quadretti, quindi la, quindi l, poi abbiamo la A invece è minuscola, quindi va in un quadretto piccolo, la, ok, poi abbiamo lettera, lasciate uno spazio. Un quadretto, la L si fa in mezzo ed è sempre alta due quadretti, quindi lettera, la T si fa sempre in mezzo ma è alta due quadretti, lettera, e R, A, lettera. E poi H in maiuscola, che è proprio la lettera che oggi impariamo a scrivere, anche se voi siete molto bravi perché abbiamo scritto tante volte nel quaderno. Allora, quindi ricordatevi di rispettare queste dimensioni, mi raccomando. Allora, cancelliamo e andiamo avanti. Allora, come facciamo noi di solito nel quaderno, quando presentiamo una nuova lettera, ascoltiamo la storia dei nostri amici Emi, Mimmo e Miao. Allora, che cosa succede in questa storia? Guardate un po'. Allora, mentre voi osservate, io vi leggo. Al mattino i nostri amici dormono profondamente, ma ad un certo punto. Ehi! Li sveglia di soprassalto una strana creatura con le scarpe rosse che saltella. È H-muta, è un poco stramba. E Emi e Mimmo la guardano e dicono: ma! Allora, scriviamo nel quaderno perché non vi posso dare questa scheda, quindi scriviamo noi nel quaderno. Questo che c'è scritto, vi faccio osservare intanto come si può scrivere la lettera H. Allora, la lettera H in maiuscola, come vedete, si scrive in questo modo. Poi abbiamo la lettera minuscola, H minuscola. Poi abbiamo l'H minuscola in corsivo e l'H maiuscola in corsivo. Ovviamente noi abbiamo imparato per ora a scrivere soltanto in stampato maiuscolo e minuscolo. Allora andiamo a vedere come si scrive la lettera H. Allora, fate anche voi come me, in mezzo alla pagina, quindi lasciate voi 10 quadretti, un po' come riuscite a fare, e proviamo a scrivere l'H, a scrivere partendo dall'alto, guardate un po', quindi si parte dall'alto, si scende giù, poi si ritorna su, si lascia uno spazio e si rifà di nuovo come se fosse la I, vedete? Scusatemi, è molto storta, ma io con il mouse è difficile farlo, faccio molta fatica. Ok, e poi la uniamo con una linea in mezzo, no? Un po' come la A.
Allora, quindi vi ricordo quanti movimenti abbiamo fatto? Vediamo un po'. Tre. Allora, il primo movimento che abbiamo fatto, quindi fate la freccia, è questo, dall'alto verso il basso, quindi uno. Poi abbiamo fatto il secondo movimento, che è l'altra linea, due, e poi abbiamo unito il tutto con questa linea in mezzo, e quindi tre. Fate anche voi la stessa cosa. Una volta che avete finito, fate sotto il disegno dell'avventura dei nostri amici. Va bene? Una volta finito, pagina pulita, in alto facciamo come siamo soliti fare 6 righe di H. Allora vi ricordo che ne abbiamo imparato anche a scrivere in stampato minuscolo, perciò dobbiamo scrivere così. Allora, la prima riga la facciamo H maiuscola. Io ve ne faccio come sempre l'esempio, sempre uno, ma voi andate fino che non finisce la riga. Quindi io lascio 2 spazi, ma voi potete lasciare anche uno, è indifferente, e andate fino alla fine della riga. Poi lasciate uno spazio, al massimo se qualcuno ha bisogno ne può lasciare anche due, e facciamo invece l'H minuscola. Come si fa l'H minuscola? È molto simile a quella maiuscola, l'unica differenza che le manca un pezzo ed è proprio questo in alto. Allora proviamo a farlo. Una linea, si parte dall'alto, quindi come vedete una linea lunga e quindi alta, 2 quadretti, e poi si fa una linea curva nel quadretto come per la A, H. E quindi facciamo di nuovo anche qui una riga di H minuscola. Fate come al solito 6, quindi per ora ne abbiamo fatte 2. 2. Questa è la terza riga. 3. 4. Andiamo avanti. 4. Allora siamo arrivati, vediamo un po' che non me lo ricordo più, alla minuscola. Quindi 1, 2, 3, 4. Adesso dobbiamo fare di nuovo una maiuscola e una minuscola. Quando avete finito di fare le righe, non sappiamo come si chiama il nostro amico H, perciò scriviamo soltanto la parola H. Quindi scriviamo, lasciate sempre uno spazio e scrivete H. Con 2 K. Fate tante volte, scrivete tante volte questa parola finché non finisce rico, soltanto una riga, e poi sotto, come al solito, potete fare un disegno. E per adesso, una volta che avete finito tutto, vi potete riposare. Allora, un bacione a tutti e buon lavoro!